ciao a tutti dall'Americanino, veniteci a trovare nei nostri punti vendita, avremo qualità, cortesia e soprattutto risparmio. Faremo il 10% di sconto su tutta la merce, vi aspettiamo in tanti, non dimenticate l'Americanino, io Antonio Maribuzzi, 6A, 6B e 6C. Vuoi arredare la tua casa? Mobili usati o nuovi? Vai a trovare l'Americanino di Pippo e Giacinto. Traslochi a partire da 300 euro. Vendita nuovo ed usato. Si trova in via Antonio Marinuzzi, numero 6A, 6B, 6C, Palermo. Ricordo, l'Americanino di Pippo e Giacinto lo trovi in via Antonio Marinuzzi, numero 6A, 6B, 6C, Palermo. Ricordatevi che dall'Americanino si effettuano traslochi a partire da 300 euro. Vi aspettiamo in tanti, non ve ne pentirete. Ricordatevelo. Per info fai il 392 47 39 523. Ricordo l'Americanino, colui che ti arreda la tua casa dei sogni. L'Americanino lo trovi sulla pagina Facebook L'Americanino, oppure lo trovi anche su www.pippolamericanino.com. Frutta e verdura di Salvo Traina, via Perez 33, zona Scuola Perez. L'occasione giusta che cercavi per portare frutta fresca e ottargi freschi di giornata a tavola. Vieni a trovarci in via Perez 33, frutta e verdura di Salvo Traina, zona Scuola Perez, servizio a domicilio chiamando il 389 17 98 006. La ditta fornisce alberghi, bar e ristoranti. La frutta fresca solo da noi. Frutta e verdura di Salvo Traina, via Perez 33, zona Scuola Perez. Vieni a trovarci in via Perez 33, frutta e verdura di Salvo Traina. Servizio a domicilio chiamando il 389 17 98 006. In via Vittorio Emanuele III, Lentini, c'è il panificio Cristaldi. Perché da noi non c'è solo pane. Biscotti, arancini, tavola calda e molte altre bontà. Panificio Cristaldi. Perché noi siamo quelli del pane caldo. Fotostudio, Corso Tucori 155 Palermo, di Cosimo e Daniele, 091 6520 952. Vi ricordo che per ogni evento siamo a vostra disposizione: matrimoni, battesimi, comunioni. In aggiunta ai vostri servizi vi offriamo riprese aeree professionali. Qui da noi prezzi sorprendenti. Foto 10x15 a partire da 9 centesimi, oltre le 300 copie. Potrai trasformare i tuoi gadget personalizzati, cuscini, puzzle, tazze, portachiavi, mouse, cravatte, lampade, mattonelle, magliette e tanti altri articoli. Scegliendo Art Photo Studio potrai usufruire delle nostre offerte. Le tue nozze a partire da 1700 euro. Vieni a visitare il nostro sito www.artfotostudiopalermo.it. Vi aspettiamo! Yeah.
friends to you. Don't waste your time. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Buonasera, sono Giuseppe della G32. Vi volevo offrire il nostro servizio matrimoniale. Vi daremo 10 composizioni di questa dimensione e misura e i fiori da scegliere quello che desiderate voi. Poi vi daremo 2 cesti a casa, uno per lo sposo e uno per la sposa, sempre di questa dimensione e misura. Oltre vi metteremo le piante del tappeto a casa, vi metteremo i petali, i fiori all'occhiello. Tutto questo qua ve lo diamo con 700 euro. Vi ricordo che noi vi metteremo la nostra esperienza trentennale. Mi trovo in Corso Tugori all'angolo della via Perez. Il mio numero è 091 616 24 82. Vi ripeto la mia offerta. Noi ti diamo tutto l'addobbo in chiesa che comprende 10 composizioni, il cesto sulla mensa che è quello dove celebra la messa il prete, i mazzolini per i banchi, il cesto per casa dello sposo, il cesto a casa della sposa, le piante del tappeto, i fiori all'occhiello e i petali. Tutto questo qua, vi ripeto, Giuseppe della G32 vi offre tutto con 700 euro. Vi voglio stupire, con queste 700 euro vi regalo le colombe per la chiesa o i palloncini e più la macchina per il giorno del vostro matrimonio. Una macchina che comprende autista e mi potete scegliere tutto quello che desiderate. Vi aspetterò volentieri, ci metterò anche la mia faccia. Ciao ragazzi! Rose rosse per te. Cosa voglio da te?
Roberto Saviano diceva: il talento e la dannazione dei neomelodici sta proprio nel saper raccontare i momenti più difficili della vita quotidiana, facendo capire immediatamente com'è o come sarà la vita di chi è destinato ad ascoltare le loro canzoni. Signori e signori, buonasera e benvenuti alla 15ª puntata di Emozionando Insieme. Voglio partire alla grande presentando lei, una delle voci più belle di Palermo, la nostra compagna di viaggio Anastasia D'Ambrogio. Buonasera, come va? Bene, tutto bene? A posto. Lo presentiamo a lui. A lui? A lui, certo. Il nostro unico. Bravissimo. Max Scaletta! Ma che è sta cosa che tu ora apri, presenti? Fammi capire. Hai visto? Ti ho preso la palla in balzo. Non l'hai presa, tu le palle in balzo e a me non me li tocchi. Vero? Non dire queste cose, le persone ci rimangono male. Niente, buonasera, benvenuti alla 16ª puntata di Emozionando Insieme. Voglio salutare e ringraziare tutti gli ospiti da casa, tutti gli ospiti dello Stato. Mi date una mano? Tutti gli ospiti dello Stato. Poi voglio ancora ringraziare. Con l'augurio di un presto ritorno alle loro famiglie. Poi facciamo un applauso alla regia. Voglio ancora ringraziare i produttori di questa trasmissione, che sono Francesca Ligammari, Torino Milazzo, Fedele D'Ambrogio e il grande Di Cristina. Enzo Di Cristina! Ancora voglio ringraziare chi? Voglio ringraziare voi che mi sopportate. Noi ringraziamo te. Niente, stasera, come settimana scorsa, abbiamo un ospite che non è più un ospite. Purtroppo. No, ospite che non sei ospite, ci guardi? A me questa sta sera bene. Sarà con noi tutto il tempo qui in trasmissione. No, perché? Me ne vado. No, ma me ne vado. Allora, puoi andare, tanto c'è l'ospite. Certo, io lo so che c'era sta cosa. Tu puoi andare. L'ospite che non è ospite per noi, direttamente dai Quattro Canti, che è una valle incantata. Ma direttamente anche da Mediaset. La Iena Claudia Militello. Grazie mille per questa presentazione così free, così simpatica. Intanto vi serio, ringrazio. Serio? magari. Vi ringrazio gli organizzatori della puntata per avermi ovviamente rinvitata per una seconda volta. Quindi un bacio a tutti quanti. Al prossimo modo licenza a tutti. non si può sentire sta cosa. Ecco. Ma come? Comunque saluto i Quattro Canti Show che mi hanno dato pure la possibilità di essere qui presente, perché noi abbiamo finito di intervistare voi e subito qua, sempre operativa. Buonasera a tutti intanto, buonasera. Buonasera. Allora, stasera c'è un cambiamento. Perché? Perché andrà subito in onda un video, prima di menzionare gli sponsor. È un video che tutti noi di Emozionando Insieme, quando dico di Emozionando Insieme parlo partendo da me, proseguendo da loro, da Tonino a Enzo, tutti. Parlo di Cristina, tutti. A Fedele, dedico alla signora Melina con una pronta guarigione. Signora Melina, questo è per voi. Ci associamo anche noi. Un bacione. Dorme mai, sa che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché, non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te, e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere.
bruciasse la città. Lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me. Non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te. Ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia. È troppo tempo che non sa dove la mia felicità. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Comincerei a rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io. Bellissima, abbiamo ascoltato un po' di musica, musica, non aggiungo altro. Che dice, niente, scusa, no, volevo dire soltanto una cosa. Questa signora Melina te la dedica tutta interamente tuo nipote Tonino Milazzo. Sì. Un bacio. Niente, andiamo avanti con la trasmissione. Andiamo avanti con la trasmissione. Che dici? Adesso bisogna ringraziare chi? Chi fa sì che noi andiamo avanti. Che noi andiamo avanti. Ma come? Anastasia, vieni, okay. Vieni, vieni. Queste cose non mi piacciono, non mi piacciono le spalle. Anche perché ci occupate tutto lo spazio. Quindi, dicevamo, andiamo ad elencare tutti gli sponsor. Ringraziamo. Sì, elenchiamo tutti. Elenchiamo tutti. Visto che noi andremo a finire là. Ecco. Ok, iniziamo. Vabbè, dai, a ringraziare. Torniamo indietro. Allora, scusateci. Torniamo serio, scusate. Allora, tutti gli sponsor adesso. Sì, inizio io. Che dici, Anastasia? Vai, inizia tu. Allora, andiamo a ringraziare G32, Piante e Fiori, l'Americanino da Pippo e Giacinto, Panificio Cristaldi, Pasticceria Gelateria Rosticceria di Cristina, no, di Cristian, 30 coste. Coste, Autolavaggio, Cooperativa Sociale Vitanova, Frank e Daniel, Corso dei Mille, Autoricambi di Sicilia e poi Batterie... Sì, no, ecco. Ah, questa è una cosa a parte, la scusate. Pubblicità, cioè, se volete comprare la batteria auto, batteria a partire da 25 euro. Però ti volevo correggere un attimo. Dimmi. L'Americanino è da Pippo. Da Pippo. Sempre tu sei che scrivi male, vero sempre Max? Sempre tu sei che legge male. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, scusate. Io, servizio ambulanza, Croce Verde Siciliana, servizio medico urgente ed infermeristico a domicilio con personale qualificato. Vado a salutare Enza Francesco. Si trova in corso Vittorio Emanuele, numero 265 a Villa Abate. Arto Fotostudio di Daniele e Cosimo, che le andiamo a salutare con un grosso bacio. Corso Tucuri, numero 155 a Palermo. Giordano Car Wash, nuova gestione, super offerta, lavaggio a mano, con sanificazione, omaggio a 10 euro. Si trova in piazza Tumminello, numero 7, Palermo, accanto a MG Gas. Servizio ambulanze, facility service 24 ore su 24 con personale qualificato con servizio infermieristico. Si trova in via Antonio Marinuzzi, numero 20B, Palermo. Niente, facciamo un applauso. Anthony Bar, servizio a domicilio, via Emiro Jafar, 97 Palermo. Facciamo un applauso ai nostri sponsor, anche dalla regia, gentilmente. E poi andiamo avanti, mi voglio soffermare, se Salvo mi inquadra quel pannello dall'altra parte, al nostro sponsor ufficiale G32. È doveroso menzionarlo come sempre, è l'offerta che ci fa G32, che infatti 10 cesti grandi e fiori a scelta, un cesto mensa, un cesto per la casa dello sposo, uno per la casa della sposa, pianta e tappeta per la casa dello sposo e quello della sposa, un mazzo da sposa, un mazzo della damigella, petali nel frattempo che vuoi uscire di casa, l'occhiello, per il fiore all'occhiello, tutto a niente poco di meno che 400 euro.
Noi ringraziamo Giuseppe e ringraziamo ancora G32. Telefonate, telefonate, telefonate. Niente, andiamo avanti. A questo punto sposatevi, che conviene la convenienza. Oppure fate prima a morire. Scusatemi, ma ci vuole... anche per, tocchiamo ferro anche... perché guardate, scusa, ma i servizi floreali si fanno in due occasioni, no? Aspettate, dico che per morire è troppo presto. Ancora siamo giovani, abbiamo una vita davanti. Sto parlando, potete fare... Però sai, Max, voglio ringraziare tutti coloro che hanno scelto San Valentino, hanno scelto G32 per San Valentino. E vi aspettiamo per la festa della donna a marzo, per l'8 marzo. Perfetto. Certo. Niente, dobbiamo stringere. Parto okay. Io, parto con Magica Follia il video. Per Magica voi, Follia, Magica Letta. Si desanisse, fa male, sto passo, sto cuore, starti lontano. Non ti darei la mia vita, quando tutte le sere mi dici è finita. Ma tu ci pensi che male mi fai, quando ritorni con lui. Ma ti voglio a te, tutte e momente, ma io voglio a te continuamente, sul tuo mazze te, quando cammino per strada, tuo cuore mio. Ma io voglio a te, quando un abbraccio sul geloso te, si fa carezze sul tuo mazze te, anche se ormai l'ho capito, che tu appartieni a me. Sapesse da nada Lucas internet, principessa ti amo, pubblicherai quelle foto di ogni singolo bacio dato quasi per gioco. Ma dimmi ancora, sconza città, questo tuo amore a metà. Ma ti voglio a te, tutte e momente, ma labbra bollenti che ti fanno infiammare, ti
basta stargli vicino e comincia ad amarla. Sempre perfetta, in qualsiasi occasione, fa finta e niente, ma si fa corteggiare. Ti ama soltanto una sera e poi fugge via. Caramella, caramella, lei si spoglia e vado in broia. Caramella, caramella, vorrei tutta una vita con lei. Caramella, caramella, ma voluto sotto stella, per andarsene al mattino e restare un bel sogno per me. Monerite che sei scusata, ma vorrò quant'anno è venuta, quel bastardo l'aveva tradita, ed allora non sapevo chiamare. Caramella, caramella, lei si spoglie e poi si scioglie. Caramella, caramella, nel suo cuore non si scioglie mai. Resti perplesso se la vedi ballare, e il suo profumo ti può fare impazzire. Si ci fa il mondo una sera, la sai più scurtare. Caramella, caramella, e si scioglie un po' d'imbroglia. Caramella, caramella, vorrei tutta la vita con lei. Caramella, caramella, ma voluto sotto stella, per andarsene al mattino e restare un bel sogno per me. Ma vorrò più quant'anno è fornuta, quel bastardo l'aveva tradita, ed allora non sapevo chiamare. Caramella, caramella, lei si spoglia e poi si scioglia. Caramella, caramella, ma il suo cuore non si scioglie mai. Ma troppo battaglia è venuta, quel bastardo l'aveva tradita, ed allora non sapevo chiamare. Caramella, caramella, lei si scioglie e poi si scioglie. Caramella, caramella, nel suo cuore non si scioglie. Com'è questa caramella? Eccola. Ci siamo? Bella, molto buona però. Chi caramella? Molto buona, molto buona. Retrogusto dolce. Lei si spoglia e poi si scioglie. E no. Allora, dopo le caramelle, andiamo avanti così abbiamo andiamo più avanti, tempo per parlare, avanti. Per giocare, per fare. Andiamo subito. Abbiamo due saluti. Corriamo. Sì, abbiamo due saluti. Vai tu, uno, vai tu. Prima inizio le donne. Io? Ok. Allora, salutiamo Peppe Anzalone, Domenico e tutta la famiglia Anzalone. Quindi bacione. Ciao a tutti. E un saluto a Gaspare Ilardi, detto Platinet. Ciao Platinet. Ciao. Ciao Platinet. Allora, io prima di cantare questa canzone. Sì. Io volevo scusarmi con te per l'insistenza della domanda che... Aspetta, scusami. Dovevi scusarti per me per l'insistenza. Già, scusati un'altra volta perché esisto. Comunque, no, scusami. Dai. Della? Inesattezza. Inesattezza. Nella domanda che nella puntata mi hai fatto. Sì. Nella canzone io ero qui. Sì. No, non ho più quella faccia. Non era Favarin, ma Marco Guarnerio. Sì. Era ricordiamo chi è Marco Guarnerio. Era il produttore e arrangiatore di Max Pezzali, degli 883. Quello andiamo solo tre con questo bacio. Sì. Marco Guarnerio è anche un arrangiatore di Hey Friend. Perfetto. O anche Come stai. Canzone che attualmente canto, scritta e musicata da... Pansera, Favarini e Pellocane. Preparata, preparata la ragazza, eh? Complimenti Anastasia. Complimenti. Allora, andiamo avanti con lo spettacolo. Avanti,
Perché c'è Anastasia. C'è Anastasia prima. Ma lui deve dire un'altra. Anastasia deve dire una cosa. Okay. Anastasia ha fatto dei, dei calendari per i suoi fans. Camera 3, per cortesia, mi inquadri. Grazie. Cioè, calendari. Wow, guarda che sono belli. Questi sono miei. E chi volesse acquistarli? Chi volesse acquistarli può telefonare in redazione, giusto Anastasia? Sì. E il prezzo lo vuoi dire? No, va bene, 8 euro. Lo diciamo, di 8 euro. Va bene, questi sono quindi i calendari. Quindi telefonate, costa pochissimo, 8 euro sì. Quindi. E l'avrete per tutto l'anno, così non va scordate più. Così. Ecco. Ogni giorno del vostro anno. Allora, andiamo avanti con lo spettacolo. Anastasia, cosa ci farei ascoltare? Sorpresa. 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 E come disse il signor Kinder, sorpresa. Anastasia D'Ambrogio. Grazie. Lo so già.
primo bacio io e te, dentro quella stazione proprio dietro casa mia. Mi hai detto tu sei mia. E quante volte immaginavo questo amore, dentro quel sogno da bambina cresceva sempre quella gelosia. Adesso amami per sempre, amore mio, cuore. Sento che mi sta scoppiando il cuore solo per amore. Manca la tua carpetta. Niente. Andiamo avanti. Alex, stai rompendo tutto. Ma che cosa hai fatto? Hai buttato. Io non lo so. È caduta la pentola. C'è anche la mia foto dietro. C'è anche la sua foto. Chi volesse la carpetta con la foto di Anastasia, basta chiamare qui. Allora, ragazzi, prima di andare avanti, cortesemente facciamo un altro saluto veloce. Tutte e quattro. Allora, un saluto a Veronica e Giorgia Milazzo. Quindi un bacio. Ciao. Sono le figlie di Tonino. Esatto. Ho cantato Amore Mio, è dedicata ad Antonio Filippello per la sua ragazza Teresa. Buon gustaio. Allora quindi andiamo dicevamo uno spettacolo, perché così dopo possiamo parlare, possiamo giocare. Io, come dicono a Catania, io sempre, come dicono a Catania, lo sapete, io sempre su Farello, non so che cos'è, ma così dico. Allora, qua siamo a Palermo. Il prossimo forza Palermo. Vabbè, giusto dico. Forza le squadre siciliane. Allora, ecco. Andiamo col prossimo ospite. Lui viene direttamente da Siracusa, non è né catanese nemmeno palermitano, ahimè per lui. È vero. No, sto scherzando. Ma io lo conosco. Direttamente da Siracusa per voi abbiamo il grande, perché avrà la sua età. Il grande Alex Fiorello. Ah, io sono. Non l'avevo. Dove la gente piace fa telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nei giornali della sera, nel vai e vieni una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera, a volte un uomo è da solo. Perché testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo,
per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo a lui, o perché in un mondo falso, ovvero Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla, prima che ti cambi lei, vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più, con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende, e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sono uomini soli per la sete d'avventura, perché ha studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non gli hanno mai svezzato, per donne che li ha riportati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiare un po' per noi. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Pavimento, chi sta a fare il tuo
fare pippo non bastona e l'altro fa buco mi è scala ho pagliato a te braccio sta carenza non trovo manco il tuo quadro la notte la macchina tutta sporca di pelle e tu che urli amore non è niente gemelle più tengo a casa mia due cavicati ma non mi importa niente ti sto contento. Quando stanno le scarpe mie, adami suo gatto in da lavatrice, se ho canapisa fuori un balcone, e ho telecomando da televisione in da spazzatura, no io non ce la faccio più, ma per amore sono pronto a tutto. Gemelle. Due gemelle, facciamone tre gemelle. E allora, da due ringraziamenti precisi. La canzone Due Gemelli è dedicata ai figli di Imma, di un'amica mia, grandi. Due gemelli, sono due gemelli. Cornuti così. Allora, okay. Purtroppo il tempo è tirando, come direbbe qualcuno. Andiamo con il prossimo ospite. Esatto, stasera per voi c'è Ivana Morfino che canta Tappeto di fragole. No, non c'è. Programma. Prima allora, c'è. Scusatemi. Ah. Prima c'è. Peppe Lamantia. Un applauso a Peppe. Vai. Un applauso, ciao. Ciao Peppe. Eccoci. La scaletta cambia in continuazione. Ciao. Io ti lascio. Ciao Max. Ciao bello. Come stiamo? Tutto bene, cosa ci farei ascoltare stasera? Vuoi fare dei saluti veloci? Saluto la famiglia Ventimiglia, la famiglia Bruno, vado a salutare tutta la mia famiglia, Roberto Messina e tutta la sua famiglia. Vado a ringraziare sempre il mio manager che mi dà l'opportunità di andare avanti. Lo puoi menzionare? Infatti. Stiamo preparando. Infatti non lo dici. Come si infatti non lo dici. Toto Cardillo. Toto Cardillo. Perfetto. Stiamo lavorando per il nuovo lavoro discografico che si chiamerà ancora non si sa. Comunque Stop io ti auguro, noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo. Grazie. Ci farai ascoltare subito due brani che sempre a, so- io sempre sono a quella sorpresa. Sorpresa per voi, voi sempre a sorpresa emozionando insieme Peppe Lamantia. Mi ritrovo su quella vecchia panchina, a togliette ci siamo conosciute. Tengo che succhio un fuoco si chianto, potere. Un erano bello che le giornate, quando noi stivamo sempre abbracciate. Tutto è commesso cade che m'ha fatto, te l'hai portato con te. Maledetta panchina, fai parecchio di me, con mirano belli carezzo con te, e molto sogno a chi stai matando, a nascosi di me. Tu vengo la strada, ma poi non sei tu, sei come un fantasma che non vedo più. Cosa ti ho fatto per meritare l'inferno? Ma senza te mi pare un secolo. Se si sta con me io tanto passo vorrei da me per tutta vita, per
sacchiotto che ti ho regalato, lo tengo in mano con me, sai agnello, perché non vedo più a te. Maledetta banchina, fai parecchio di me, con me le belle carezze con te. E quando sai a chi stai vagando, a nascosto di me. Tu vedo passato, ma poi non sei tu, sei come un fantasma che non vedo più. Cosa ti ho fatto per meritare l'inferno? Ho sognato quella ragazza in petto, come l'ho potuta mai sognare, mi ha segato l'anima e la cuore. Separati dalla mamma, non addoloriamoci, perché la sua assenza illumina sotto noi. Mamma, mamma, ti amiamo. Preghiera e un canto di lode sulle labbra, ci addormentavamo così, è stata la tua amore te, come il pane santo alla mensa di Dio. Mamma, tu conoscevi tutti i nostri segreti, amato così, no, amato così.
amato così no, amato così no. Mamma, mamma, ovvero che queste parole che ti ho scritto in questa canzone stiamo pensando tutto quanto a te e tu te ne morì in tuo cuore e non ci scordiamo o tempo passato assieme perché tu sei la nostra mamma e non ci potremmo mai scordare. Ma noi ti pensiamo sempre e non ci scordiamo mai di te. Ciao mamma, ci vediamo presto. Vado a salutare a tutta la mia famiglia, a mio papà che poco fa mi ha detto. Fermati. Salutiamo tua mamma, perché la mamma di Giuseppe ci vede attraverso la TV. Infatti, mia mamma, mia mamma è viva. La canzone è dedicata alla mamma della moglie del mio manager. Perfetto. Che dire, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Complimenti per sei un grande, complimenti a te, vienici a trovare spesso. Grazie, una buona serata. Allora, anche te, ciao. Io prima di andare avanti volevo ringraziare perché ecco, ringraziamo. Ci sono arrivate dei carrettini siciliani. No, fatemi capire questa cosa, perché io non ho niente? Perché tu sei la iena. Il tuo carrettino pian piano arriverà. Allora, vogliamo salutare Valentino Antonino, antiquariato, si eseguono le restauri. Scusa, Max, e banista in via G Palermo, non lo so che Max. Ora licenzio. Max. Io stasera dobbiamo licenziare il cameraman perché non ha preso quello mio, perché c'è chi tu che aspetta, no? Perché camera, ecco. È bravo, il mio cavallo più buono. A me hanno fatto uno specchietto. Vabbè, lo sai perché lei allora Valentino la ringrazio, a me proprio niente, non mi ha regalato nulla. Lo sai perché gli hanno fatto lo specchietto a lei? Perché sono vanitosa. No, perché poi mi sono sbavata tutta. Ma se tu sei a fumare fuori la sigaretta, non ti vedono. Comunque, andiamo avanti con la trasmissione. Lei è un ospite. Vabbè, presentando l'ospite, presenta. Prima di presentare l'ospite, perdonatemi, vorrei fare un saluto al signor Giuseppe Vulcano. E anche io lo so. Anche io volevo salutare anche a Totoka e Did, tutta la bellissima famiglia. Quindi, e poi a Alessandra dedica a suo fratello Gaetano, nonché anche io il mio Gaetano pasticcino, a cui ho fatto un grande amico, una canzone a piacere. E Valeria da Siracusa, un grande amico, vorrebbe ascoltare, non so se la facciamo questa sera. E volevo salutare anche Tonino Schiro. Te lo dico io perché devi fare. Ah, ecco, Tonino Schiro, salutiamo. Tonino Schiro. Ci siamo? Andiamo avanti con la trasmissione, la smettiamo con questi saluti, basta! Non ciao pasticcino, zucchero babà. Niente, la prossima ospite di questa sera è una ragazzina, lei è molto brava, una voce molto calda. Non si dice non ragazzina? Una bella ragazza. Scusatemi, ma io sono un po' avanti con l'età, per me sono ragazzina. Si vede con la giacca. Quindi comunque sono una bellissima signorinella. È una bellissima ragazza. Molto brava. Bene, la facciamo diventare una donna. No, è una ragazzina, è bellissima. Dai, andiamo alla presentazione. Lei si chiama? Molto pulita. Lei è Ivana Morfino e ci canta il brano Fuoco e Cenere. Facciamo vedere il suo CD. Vabbè, lo presentiamo dopo, dai. Ivana. Ivana, vai! Spengo, ghiacciando, mi giro e poi mi guardo intorno, svengo, riprendo i sensi quando viene il giorno, petali di vita, sfoglio sopra il tempo, ora che è finita, me ne rendo conto, ora che le mie mani cercano il tuo viso, ora che stringe l'emozione in un istante, vola quel desiderio vivo ed accecante, adesso che senza te non respiro più, da così che tu vivi dentro me, come fuoco e cenere. Oh.
seguo il tuo ritorno, ma non riesco a vedere che non sei qui con me. Allora, mi fai due salutini al volo? Sì. E falle. Saluto la mia famiglia. Ma non vuoi dire il nonno? Il nonno. Il fidanzato. Il nonno Valentino, oh, che non mi ha fatto il nonno, regalo. Dov'è il nonno? Il boss. Grazie, nonno. Guarda, sei stata bravissima e noi ti aspettiamo per qualche altra volta. Facciamo un applauso, per piacere. Grazie. Facciamo vedere il suo album, dai. Sì. Niente, facciamo di più. Stai con noi che presentiamo il prossimo ospite. Okay. Aspetta, dammi. Ok, aspetta. Perfetto. Non la faccia della Allora, adesso arriverà un altro ospite. A Palermo è molto conosciuto, ha una grandissima voce, anche se è un giovane ragazzo, è uno che canta e canta pure bene. Lo dici tu, lo dico io, lo diciamo insieme. Io lo chiamo Funcia Fuggia. Funcia Fuggia? Per voi Funcia Fuggia. Chiamiamolo tutti quanti. Fabio Nardi! Buonasera, Funcia. Dai, dimmi. Buonasera a tutti. Fabietto, dimmi. Allora, io ti vedo già pronto per cantare. Sì, io sono sempre pronto per cantare. Cosa ci fai sentire? Allora, io faccio ascoltare due brani che a figlia mia si sposa e a mamma. Però se ho il tempo posso fare dei brevi saluti, veloci. No, no, vai. Veloci, proprio velocissimi. Aspetta che il tempo stringe, dai. Allora, saluti vanno a Valentina e Mirko e famiglia Rotolo. No, il tempo, no. Alla famiglia Valentina, Mirko e la famiglia Rotolo. Poi un saluto a Giovanna Consiglio, condoglianza alla famiglia Contrera e Fiorentino. E un ringraziamento va a Vincenzo Di Cristina, Fedele D'Ambrogio e Torino Milazzo. E ovviamente a voi. Per voi Fabio Nardi. Fabio Nardi. Grazie. Questo giorno che ho bella era tutta vita mia, sono contenta che Maria si è sposata e mi pare quando mi sposava che moglie era mia e mo adesso vega figlia mia dentro la chiesa. Mo vien tanto per un'altra parente, quante foto si stanno faga figlia mia, e gli auguro tutto il bene che sta vita, e senza sofferenza per tutta vita, la figlia mia.
a mamma è una sola e non si cagna, e che le cadrà la da vita. A mamma te protegge in do bene o male, ta stringe forte forte non te la lascia mai, è l'unica persona che ti non vuole, e tu non la cagna lascia mai, e che la camò non l'hanno più. E mi ricordo quando mi mandava a scuola. Speciale per tutta gente, e quella grassa vita per te, ti dice figlio mio, salta a cuore te, quando un giorno torna la fatica. La cara da vita trattala buona, perché lo giorno, perché lo giorno, lo giorno non ci sta più, non ci sta più. Pubblicità. Pubblicità. Aspetta, pubblicità. Pubblicità. Consigli per gli acquisti. Come le dite, sempre pubblicità. Mettila come vuoi.
dall'Americanino, veniteci a trovare nei nostri punti vendita, avremo qualità, cortesia e soprattutto risparmio. Faremo il 10% di sconto su tutta la merce, vi aspettiamo in tanti. Non dimenticate l'Americanino, di Antonio Maribuzzi, 6A, 7B e 6C. Vuoi arredare la tua casa, mobili usati o nuovi? Vai a trovare l'Americanino di Pippo e Giacinto. Traslochi a partire da 300 euro. Vendita nuovo ed usato. Si trova in via Antonio Marinuzzi, numero 6A, 6B, 6C, Palermo. Ricordo, l'Americanino di Pippo e Giacinto lo trovi in via Antonio Marinuzzi, numero 6A, 6B, 6C, Palermo. Ricordatevi che dall'Americanino si effettuano traslochi a partire da 300 euro. Vi aspettiamo in tanti, non ve ne pentirete. Ricordatevelo. Per info fai il 392-4739523. Ricordo l'Americanino, colui che ti arreda la tua casa dei sogni. L'Americanino lo trovi sulla pagina Facebook L'Americanino, oppure lo trovi anche su www.pippolamericanino.com. Frutta e verdura di Salvo Traina, via Perez 33, zona Scuola Perez. L'occasione giusta che cercavi per portare frutta fresca e ottargi freschi di giornata a tavola. Vieni a trovarci in via Perez 33, frutta e verdura di Salvo Traina, zona Scuola Perez, servizio a domicilio chiamando il 389 17 98 006. La ditta fornisce alberghi, bar e ristoranti. La frutta fresca solo da noi. Frutta e verdura di Salvo Traina, via Perez 33, zona Scuola Perez. Con tu fisica e tu chimica, con mia anatomia, la cerveza e il tequila, e tu bocca con la mia, già non puoi. Vieni a trovarci in via Perez 33, frutta e verdura di Salvo Traina. Con tu fantasia, con tu filosofia, mi cabeza sta vacía, lo puedo. Servizio a domicilio chiamando il 389 17 98 006. In via Vittorio Emanuele III, Lentini, c'è il panificio Cristaldi. Perché da noi non c'è solo pane. Biscotti, arancini, tavola calda e molte altre bontà. Panificio Cristaldi. Perché noi siamo quelli del pane caldo. Art Photo Studio, Corso Tucori 155 Palermo, di Cosimo e Daniele, 091-6520-952. Vi ricordo che per ogni evento siamo a vostra disposizione, matrimoni, battesimi, comunioni. In aggiunta ai vostri servizi vi offriamo riprese aeree professionali. Qui da noi prezzi sorprendenti. Foto 10x15 a partire da 9 centesimi, oltre le 300 copie. Potrai trasformare i tuoi gadget personalizzati, cuscini, puzzle, tazze, portachiavi, mouse, cravatte, lampade, mattonelle, magliette e tanti altri articoli. Scegliendo Art Photo Studio potrai usufruire delle nostre offerte. Le tue nozze a partire da 1700 euro. Vieni a visitare il nostro sito www.artfotostudiopalermo.it. Vi aspettiamo! Yeah. No offense.
Giuseppe della G32, vi volevo offrire il nostro servizio matrimoniale. Vi daremo 10 composizioni di questa dimensione e misura e i fiori da scegliere quello che desiderate voi. Poi vi daremo 2 cesti a casa, uno per lo sposo e uno per la sposa, sempre di questa dimensione e misura. Oltre vi metteremo le piante del tappeto a casa, vi metteremo i petali, i fiori all'occhiello. Tutto questo qua ve lo diamo con 700 euro. Vi ricordo che noi vi metteremo la nostra esperienza trentennale. Mi trovo in Corso Tugori all'angolo della via Perez. Il mio numero è 091 616 24 82. Vi ripeto la mia offerta. Noi ti diamo tutto l'addobbo in chiesa che comprende 10 composizioni, il cesto sulla mensa che è quello dove celebra la messa il prete, i mazzolini per i banchi, il cesto per casa dello sposo, il cesto a casa della sposa, le piante del tappeto, i fiori all'occhiello e i petali. Tutto questo qua, vi ripeto, Giuseppe della G32, vi offre tutto con 700 euro. Vi voglio stupire, con queste 700 euro vi regalo le colombe per la chiesa o i palloncini e più la macchina per il giorno del vostro matrimonio. Una macchina che comprende autista e mi potete scegliere tutto quello che desiderate. Vi aspetterò volentieri, ci metterò anche la mia faccia. Ciao ragazzi! Rose rosse per te. Cosa voglio da te? Niente, niente. Eccoci di nuovo qui. Eccoci. Bentornati, qua. Bentornati.
quindi Max, quindi niente, il tempo è tiranno, bisogna leggere gli sponsor subito. Infatti ci sono i due maschiacci, no, comunque. Ma aspetta, io casogno siciliano non lo faccio più. Ma chi è sto coso, scusa? Com'è bello far l'amore lui? No, è qua. È qua. Oh, ma quando ci porta? Chissà, c'è la macchina, quindi. Ma perché? Anche qua mi perseguita. Sto facendo la polizia. La polizia? La pulizia! In siciliano. Pulizia! In siciliano. In italiano polizia, no? Scusate, scusatemi, scusatemi. Che? Te lo presento dopo. Scusa un attimo. Io non lo so. Vieni qua. Tu mi devi fare fare brutta figura anche in televisione, giusto? Comunque lui si chiama Nuccio Argentino. Dicono... Dico che è molto acculturato, è un comico. Ecco. Fermo, ecco. Come notate, non è un difetto. Cioè, è vera chi sei. L'orecchio è vero. Però state attenti che di grosso c'ha solo l'orecchio, quindi non vi preoccupate, non fa male. Comunque, lui è un tipo molto acculturato, Claudia. Veramente sta cosa. E, guardi, ti faccio due domande precise. Penso che tutti... Dimmi. Scusami... Prego. Guardiamo la camera, ecco. Perché se guardi Claudia, tu so che Claudia sei ammaliato di Claudia, però guarda la camera per piacere. Che tutti, cioè, tutti, ecco, mi preoccupa. Tutti conoscete l'Odissea, giusto? Io me la vado in cucina. Tu qua, ti metto di così. Conoscete l'Odissea, penso, lo conoscete l'Odissea. Allora dimmi cosa, Nuccio, tu che sei acculturato, l'Odissea. Chi è il personaggio principale dell'Odissea? Choris. Disse? Chorisse. No, io non ci ho detto niente. Chorisse, il personaggio non lo da sé. Non è Chorisse. Ulisse. Ma sei sicuro? Claudia, chi è il personaggio? Giusto, confermo. Ulisse. Ma cosa contro me, c'è calando, ma capito. Ulisse. Babbo, Ulisse. Narrami un attimo la storia di Ulisse. Allora, Ulisse. Una volta non è che comandavano i politici, comandavano i dei. I dei. No, erano tante, quindi ecco. Sono stati il programma, no? Vabbè. Allora, e ci sono Chorisse, come dice tu, Ulisse. Ulisse. Ci sono Ulisse, vammi a conquistare quella grandissima Troia. Non hai detto male. No! Una parola abbastanza io. Vai a conquistare la città di Troia. E Troia è grande? È una grande città. Allora, una grandissima Troia, non stai capendo, va. È sempre lui. Vai avanti. Allora, lui è partito con la sua nave. La sua nave? Io ho necessito i cose da... Aspetta, calmati. Troia com'è stata conquistata? Con il... Con cavallo. Non c'è di cavallo tanto. Vabbè, andiamo avanti, dai. È andato, ha conquistato Troia. Ha conquistato Troia. Sei andato e dove è andato? Lasciamo perdere l'isola della Maga che non c'è, quindi non lasciamo c'è. La stare. Ok. A Rone ci sono tutti i pizzerie, i gelaterie. Bello, come si chiama? Non ci si può, i para, come si chiama? No. Ci sono i Bosse Rosse, ci sono. Adesci Castello, dici. Adesci cosa Castello. Ci sono? I? I paracoglioni. Ehi! Ma che i faraglioni, ci sono i faraglioni. Vabbè. I faraglioni. E non c'erano le pizzerie a quel tempo, c'era solo il mare. Ma se ti ha passato un altro che c'era? Ora, ma no, prima, ora. Ah, guarda, non c'è più. Ora ci sono. Ah, ora, c'era. Prima non c'era. Comunque, allora, c'era quest'isola, ok? Ulisse, perché ci disse? Chi c'era quest'isola? Chi governava? Cioè, da qui era perché ci disse no? Da sopra non lo scoglio dalla rotta là. Chi c'era? Polifemo. Polifemo? No, quello è Polifemo. Polifemo, che sono sogno sicuro. Polifemo. Polifemo. E perché? Perché quando era Nico era papace e stamattina ci diceva Fembo Pole, Polifemo, Fembo Pole, e ci sta Polifemo. Ha visto che io ti aggiuro io? Io non lo so. Amando. No. Qua racconta, veloce. E allora, poi Ulisse ci ha bussato alla porta, boom, 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 Polifemo, ci fa dice, cuoie! Era Catanisse, giusto, Polifemo? Cioè, cuoie! Tutto fatto alla Cicastella, a Catania, certo. Che domande fai? Vai avanti, E allora, perché praticamente
Io che ci fai dice qui? Da che doca volesse era fighi buttata la parola non c'era così. Era aspetto. Non si dice. Ma pure sta sempre. È un figlio di buona volontà, quando dava troia, ha ragione lui. Da ciao, ci vai avanti, va. Forza. E allora piglia che tu si se dio. Pigliò due pezzi con questo cotò. Ulisse ci manda la nave, c'è gli marinai tutti intelligenti. Certo. Già c'era schettino, ma andava la nave. Perché ci fa ricci, dice, spiegate le vele che scappiamo. E loro che hanno fatto? Ci spiegare, ci spiegare i vele. Cioè? La vela era 24 mezzi. Ah, ci ha spiegato, non era aperto, ci ha spiegato. Io sono cazzo e ci trovo tutto chi cosa. Ma io non lo so. Ci sono i rugosi. Ecco, per buttarlo tutto, se ne sono andati di nuovo al paese di Ulisse. Certo. E la sua isola. Certo. Che si chiamava? Ita. No, Itaca. No, casemo a Palermo, che c'è in giacca. Ita. Ma Peloponnesi era. Nuccio Itaca è una parola. Itaca. Sta strano minchiata per caso, no, vero? No, diglielo che è così. È così. Confermo. Itaca. Ita sempre che conferma. Confermo. E dimmi una cosa. La signora conferma. Ad aspettarla Itaca, che ha trovato il figlio parte. Che si chiamava... Tutti lo sanno. Telecom. Telecom. Telemaco. Perché? Telecom perché... non c'è cosa. Telecom. E allora si chiamava SIP una volta, ora si chiama Telecom. Telecom. Telecom è agenzia dei telefoni una volta. Chi è Telemaco? Il nome proprio di persona. Telemaco. Ma te, come ricito? Telemaco. Ecco. Cosa e poi chi c'erano anche? E faccio tutti i froci da. Ah, chi disse? Vero! Come no? Croci, ha detto i croci, no, i croci sono un'altra cosa. Perché in antichità? I croci, i proci. In antichità? Allora, in antichità i froci si chiamavano proci. Vabbè, no, 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 chi sui pro e chi sui pro? Ah, ho capito. Ok, i proci che aspettavano? Che è chi da, come si chiama? Penelope, basta. Basta. La moglie di lui era Penelope. Penelope. Che faceva? Venevo la mattina? Che stavamo con Scimunita, la mattina tesseva, la sera scuseva. La sera scuseva. Ok. E puttalo tutto, singe, come finiva? A schifo. Perché? Vissero felici e contenti, questo tutti minchiati sono. Questo un bacione a tutti. Grazie. Volevo fare dei saluti a mia madre. Sì, che siamo in ritardo. E a Anna Costa e a tutti quelli di Siracusa. Ciao, un bacione, grazie. Niente, noi volevamo ringraziare... Noi volevamo ringraziare Nuccio subito al volo e proseguire con gli sponsor. Scusatelo. Sì. Claudia, fai. Vado io, inizio vado io. Inizio io, inizio io. Inizio io o inizi tu? Iniziate, basta che iniziate. Vai, ti cedo allora, la parola. Servizio ambulanza Croce Verde Siciliana, servizio medico urgente e infermieristico a domicilio con personale qualificato. Arte Foto Studio di Daniele e Cosimo, Corso Tucoli, 155 Palermo. Continua, continua. Giordano Car Wash, nuova gestione super offerta, lavaggio a mano. Con sanificazione, omaggio, a 10 euro. Servizio ambulanza, facility service 24 ore su 24 con personale qualificato. Con servizio infermieristico si trova in via Antonio Marinuzzi numero 20 di Palermo. Anthony Bar. Anthony Bar, servizio a domicilio, via Emiro Giafare 97 Palermo. Vado avanti con gli altri. G32 Piante e Fiori, l'Americanino da Pippo, Panificio Cristaldi, Pasticceria, Gelateria e Rossicceria di Cristian Trentacoste. Ah, stavolta l'ho detta sì, giusta. Perfetto, diciamo. Autolavaggio Cooperativa Sociale Vita Nuova. Frank e Daniel, Corso dei Mille. Autoricambi Sicilia. Perfetto, abbiamo ricordiamo ospita. Ancora che Pippo è, l'americanino è soltanto da Pippo. Ringraziamo ancora Giuseppe di G32. Andiamo avanti con la trasmissione. Il prossimo ospite è quel bel giovanotte Alex Fiorello che ci farà ascoltare. Sono subito io. Subito tu. Subito. Cosa subito ci fa ascoltare? Cosa ci fa ascoltare? La Bamba, perfetto. Forte, la Bamba. Come direbbe Nuccio Argentino, sì, cosa da Bamba? Ah, ecco, sì, dedicata. Ah, Nuccio Argentino, un saluto ad Alessandra, dedica per Peppe Piccione e Diego. A posto. Un bacio. Vamo! Alex. Yo
Wow! Bravissimo, bravissimo. Rimani con te. Volevo dire che Vincenzo Maiorano saluta la moglie Angela e dà un bacio a tutto lo staff. Niente, andiamo avanti con la trasmissione. Sì, fatto. Andiamo avanti con la trasmissione, verrò io. Tra un secondino manderemo in onda il video di Amo Solo Lei. Prima volevo ringraziare, salutare, dedicarlo interamente a Nancy. Poi voglio salutare la famiglia Scaletta. Un bacio ancora a Rosy Di Maio, a Terry di Cristina, a Angelo di Cristina, a Denise e Kevin Galia, ancora a Gio Pasqualina, a Zio Enzo, a Tino Scaletta, e tutte le persone che ci seguono da Catania, da Palermo e dappertutto. Un saluto anche al mio, ripeto di nuovo, al mio Gaetano Pasticcino. Sì, quello mi associo, lo saluto anch'io. Signore, per tutti, e Amo Solo famiglia. Lei. E la dedico pure a me. E la dedico sempre a lei e a Claudia, che l'ascolta ogni minuto. Amo Solo Lei. Max. Fa volare dentro, è lei che mi chiama ogni momento, ma invece quando mi sveglio non sta con me. Lo so che sei ancora innamorato, ma ormai ti ha scordato, ti dura nato. Ieri sono stato da lei e mi ha parlato di lui, e mi ha parlato di lui. Mi dispiace ma è tutto venuto, è voluto così. Amo solo lei, cerco sempre lei, pure mezza gente. Amo solo lei, cerco ancora lei, non mi importa niente, anche se stasera è un'altra vita, ma la nostra non è mai finita. È solo sospesa dentro un mondo fatto solo di una stanza. Ami solo lei, cerchi sempre lei, non lo sai accettare. Cerchi sempre lei, la speranza che ti farebbe amare. Tu sei ancora pazza innamorata, che la ruta volta sei scordata. Hai dimenticato quella stanza che ogni sera diventava tua. Con lei era tutta un'altra cosa, ormai questa vita non è cosa. Ricordi l'ultimo bacio di Nana senza una scusa? Lei soffriva ma tu non capiva e mi hai fatto andare via. Solo lei, cerco sempre lei, pure mezza gente. Amo solo lei, cerco ancora lei, non mi importa niente, anche se stasera è un'altra vita, ma la nostra non è mai finita. È solo sospesa dentro un mondo fatto solo di una stanza. Ami solo lei, cerchi sempre lei, non lo sai accettare. Cerchi sempre lei, la speranza che ti farebbe amare. Tu sei ancora pazza innamorata, che la ruta volta sei scordata. Hai dimenticato quella stanza che ogni sera diventava tua. Sempre lei, non lo sai accettare. Cerco sempre lei, la speranza che ti farebbe amare. Io rivoglio indietro la mia Dani, mi dispiace di non adugare. Certe cose non le puoi cambiare. Ma se sa, forse è meglio così. Non so. Ma io amo solo lei.
Allora, questo brano ancora andava alla pizzeria Maddalena da Francofonte. Niente, andiamo al prossimo, ultimo ospite. Alla mia famiglia. E alla sua famiglia. Il prossimo ospite, che è l'ultimo ospite, anzi, prima di andare all'ultimo ospite, voglio ringraziare Claudia, da parte mia, di Fiorello, e da parte di Tonino. Sì. Perché siamo stati, da parte di Anastasia, anche se non c'è stato, ma ci sarà, perché certo, prima di fare la trasmissione siamo stati presso i Quattro Canti Show, scusa la coda, i Quattro Canti Show, esatto. A dirlo tu. Sì, vi abbiamo fatto un'intervista, includendo anche i vostri cavalli di battaglia, i brani insomma che voi andate decantando e tutto quanto. Quindi presto ci saranno le puntate, perché a breve inizieremo con le puntate dei Quattro Canti. Anastasia, presto ci sarai anche te nella trasmissione. Grazie. Saluto velocemente Oreste, il mio team, Oreste, Riccardo e Giuseppe. Ma poi andiamo avanti. Niente. Dai, scusate. La prossima volta torniamo indietro. Napoli con te nella mia vecchia trasmissione. Lei mi ha presentato qui. Qui mi hanno presentato un po' tutti. Ha presentato lei, mi ha presentato lei, mi ha presentato stasera pure lui. Lei è la bravissima e la bellissima Sabrina Oscar. Ciao Sabrina! Faccio il giro. Cedo. Ecco, grazie per la presentazione, grazie a tutti. Io, tu hai menzionato Oreste, a cui vado a mandare un grosso bacione a lui, a Giovanna e ai suoi figli, un bacione grande a tutti. Tante volte abbiamo parlato con Oreste, infatti aspettava me, proprio perché mi aveva parlato di questa situazione, però poi... diciamo, per colpa mia non è stato possibile. Dato che io faccio le veci di Oreste, ti invito. Sì, grazie. Grazie canti, mille. Quindi presto riceverai una nostra telefonata. Grazie mille, grazie mille. E allora, vi ritrovo pimpanti. Cosa belle, ci racconti, così ci fai ascoltare? Io, come sapete, sono stata un po' fuori dagli schemi, sono stata un attimino ferma, ma adesso ricominciamo, spero in bellezza. E voglio ringraziare tutte le persone che finora hanno creduto a Sabrina Oscar, anche se momentaneamente c'è stato un attimo di fermo, ma Sabrina Oscar è di nuovo qua. E allora, mai, sì, molto, Sabrina, molto. Sì. Allora, chi mi conosce Sabrina lo sa. Allora. E allora, io intanto vado a ringraziare a tutto lo staff dell'OCTS, a tutto lo staff di questa bellissima trasmissione, soprattutto Vincenzo Di Cristina, Tonino. E un bacione va per la mia Francesca e per la mia signora Giusy. E un ringraziamento. C'è una signora che salta da dietro le quinte. Un ringraziamento a Fedele D'Ambrogio e comunque a Tonino Milazzo, sempre, che anche loro mi sono stati molto vicino. Vi ringrazio col cuore veramente. Grazie. Io voglio salutare la mia etichetta Flash Music, a tutte le persone che ci seguono, e vado a dedicare questi brani a Martina e Alessandro. Scusami, ma c'è il nano cattivo, quello dietro la camera, che ci fa cenni di stringere. Ok, ok, stringiamo. Sabrina, cosa ci farà ascoltare? Facciamo una sorpresa. Tutta sorpresa, Sabrina Oscar. Appiccicato per Francesca. Appiccicato. Sabrina Oscar. Sabrina. Arrendermi nervoso, sai, anche se io ti chiamo e tu non mi rispondi. Tu lo sai che tra noi non può esserci mai chi ti ruba dai sogni miei, anche se tu testardo mi tratti un po' male. Tu, quando parla se devo morire, appicciato come mi sa, mi sembra fatto sulla doccia, ma il suo pensiero mi sembra più dolce, ogni mattina me ne nasce da. Appicciato come mi sa, io senza di non saci più cantare. Come se fosse tua mamma già. Tu quando non stai con
Chicago.
come me mille perché. Cerchi non ci pensare, mi divido a metà. Certe volte ti amo, a volte ti odio, te volessi sparare. Ma come metto a pensare, troppe dico ci sta. Buio nella città quando tu non ci stai, a sto cuore la manca. E ritorno a te ma, di quel mi passerà. Alla fine lo so, e sono contenta e sta insieme a tutti. Sulla mente valore lontanate. Ma come metto a pensare, troppe dico ci sta. Buio nella città quando tu non ci stai, a scuola la manca. Ho bisogno di amare, dico mi passerà. Alla fine lo so che sono contenta e sta insieme con te. Alex, allora Sabri, sì, tu sei bravissima come sempre. Grazie mille. Io poco fa ho dimenticato, volevo mandare un grosso bacione a Zaira, un bacione grande ad Angela e a tutta la famiglia, ok? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Pronto? Chi chiama? Buonasera, pronto? 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 Sto parlando con la tradizione, mostrando insieme? Pronto. Sì. Sì, pronto, buonasera. Signor Scaletta. Che è? Signor Scaletta, io con lei voglio parlare. Chi è? Ma lei lo sa chi sono io? Io spero di non saperlo, io non la conosco, ci conosciamo? Io sono la sorella di Nicola, la signora Rosetta sono. Buonasera. Cosa la signora? Aspetta, la signora non... Rosetta sono, buonasera, buonasera. Come il pane, Rosetta, non come sapete pane. Che è meglio di prezioso lei? No, ognuno ha il proprio fascio. Ma comincia a ballare in davanti, proprio. Ma...
Ma lei che ci fa con dei quattro spacinati di gioco? Ma cosa sono loro? Tutti i bambini di casa? Guarda, signora Rosetta, signor Caretta, ma lei ci vuole la calagna stasera? No, allora, ci possiamo dare del lei, signora Rosetta? No, come ci sono delle lei? Perché non si ricorda quando ci abballava sulla panza e come ci cucinava la sacchietta. Ecco allora perché c'è la pancia. Signor Caretta, mi dica. Io la sto aspettando stasera, sono tutta nuda nel letto. Ah, è schifo. Mi fece la doccia, che aveva un poco di quando andava a scissi, insomma, era un pochettino così. Ma la regia non può chiudere sta cosa? Comunque, signor Scaletta, io l'aspetto questa allora, sera, se vuole gli do il mio numero, 345-6604. Arrivederci, signor Scaletta. Che fai, chiudi io? Signor Scaletta, arrivederci. Per piacere, chiudete questa abominio. Arrivederci, signor Scaletta. Complimenti alla telefonata. Complimenti davvero. Io ringrazio la signora, e va bene, magari l'aspetto in studio. Ale. Ma che è successo? Dai, si ride, è bello, dai. Ti sei persa la signora Rosetta che ci provava con Max. Ma vero? Una bella telefonata. Una telefonata piccante. A questione della lo vedo un attimino bianco in faccia. Giannulito, è Giannulito. Ah, no. Un'altra telefonata. Ah, andiamo avanti con la trasmissione. Ok, allora. Niente, credo io, che ci fossimo solo pronto. La bella sta telefonata. Sabri, dici. Comunque io che vi devo dire, ringrazio tutti, sono stata bene, mi avete fatto ridere, grazie. E alla prossima. Ok. Allora, ci vediamo ai quattro canti. Ai quattro canti, un bacione allora, grande. Se tu rimani bacione. Qui con noi, dimmi. Questo lo buttiamo per piacere. No. Fai te fare un saluto veloce, dai. Allora, saluto Jimmy, Ingrassi e famiglia. Saluto la famiglia Giordano, un saluto a Pier e tutto il suo staff. Allora, io voglio dire, ringrazio tutto lo staff di Emozionando Insieme, non faccio più nome, saluto tutti quanti voi, che chi domani magari ha problemi di insonnia può vedere la replica alle 2 del mattino, domani sera, sempre CTS. Saluto tutta Siracusa. Con un grosso bacio. Un bacione a Siracusa. Io saluto tutti quanti voi e grazie per avermi dato la possibilità 195. Di essere nuovamente grazie qua. Te, un grazie Claudia. Allo staff e a voi tutti, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Chiuderà la serata la nostra Anastasia, un bacio, okay. Ci vediamo mercoledì. Buonanotte. Buonanotte.